Torniamo a parlare della giornata mondiale della gioventù. Come abbiamo promesso all'inizio del nostro programma, si avvicina a grandi passi la tappa di Lisbona. Stiamo vedendo il sito, o meglio, abbiamo visto per un istante il sito internet sul nostro LED. Adesso però è il momento di presentare il nostro ospite, Don Davide Abbascià, responsabile della Regione Puglia, della Pastorale Giovanile. Buongiorno e ben trovato, Don Davide, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Don Davide è qui con noi perché la Regione Puglia, insieme a tante altre regioni e chiese d'Italia, si sta muovendo a grandi passi per questo evento così importante. Infatti ieri c'è stato il conferimento del mandato ai giovani pugliesi che parteciperanno alla, appunto alla giornata mondiale della gioventù. Chiederei alla regia di far vedere anche il resoconto che arriva direttamente dal sito della diocesi di Bari-Bitonto, che in qualche maniera riassume quello che è successo scusate, ieri pomeriggio, quando più di 1000 giovani provenienti da quasi tutte le diocesi della Regione Puglia, appunto, si sono ritrovati a Molfetta, quindi la sede del seminario regionale, per appunto questo mandato. E allora chiederei a Don Davide di farci un po' un riassunto di quello che è successo ieri pomeriggio, mentre vediamo scorrere sugli schermi alcune foto dell'evento. C'è stato un primo momento di accoglienza in cui abbiamo creato un po' il clima, abbiamo cercato di creare un po' il clima anche grazie ai frati minori di Puglia e Molise, di questa provincia, e con alcune diocesi che si sono rese disponibili per dare qualcosa da bere, qualcosa da mangiare. Poi c'era un pannello, un muro sul quale potevano scrivere i propri desideri, paure, sogni prima della partenza. C'era anche un'altra animazione per imparare qualche ballo portoghese, perché anche quello serve, e poi un angolo social per postare video sui propri canali. Successivamente c'è stato il momento del mandato, come vedete dalle immagini, la cappella del seminario regionale è stato il nostro contenitore, ecco. Facevamo fatica a stare tutti seduti e questa è stata una cosa bella, faticosa ma bella, ma davvero tanta partecipazione anche da parte di vescovi che sono venuti e hanno vissuto la preghiera con noi. Il momento del mandato è stato il momento centrale, perché tutti i pellegrini prima di partire ricevevano la benedizione per due motivi. Uno, perché potessero portare a compimento il loro pellegrinaggio, che richiamava anche un pellegrinaggio di vita, no? Il secondo era anche un po' più pratico, perché non sempre quando si partiva per un pellegrinaggio si tornava, perché non si andava né in aereo, né in treno, né in pullman, si andava a piedi, per cui la benedizione poteva anche essere un momento importante. Sì, e come poi si diceva in articulo mortis, ecco. Esattamente. E poi il terzo momento è stato un momento di festa. Abbiamo i Dance Scratch, questo gruppo musicale, che in realtà io ho cooptato da un matrimonio. Ah. Li ho sentiti suonare e cantare, mi sono piaciuti e quindi li ho reclutati per questo momento. Sono stati bravissimi e si sono alternati anche altri gruppi, tra cui i Nati per Caso, un gruppo di ragazzi adolescenti di Cutrofiano che hanno suonato cantato Pizzica, per cui abbiamo alternato un po' di roba, perché voi conoscete benissimo la pizzica portoghese, famosissima in tutto il mondo, per cui esporteremo la pizzica anche in Portogallo. Allora, io ti confesso la mia totale ignoranza in pizzica portoghese, ecco. Quindi ce la siamo inventata noi la pizzica. Infatti è stato, quindi, diciamo, avete già un po' pregustato quelle che sono le varie attività che poi, ecco, sono quelle che contraddistinguono un po' le giornate mondiali della gioventù, quando, ecco, la contaminazione anche tra culture rende fecondo questo momento così bello, così importante. 1000 giovani, da quello che tu ci hai detto, un numero che crescerà, che diminuirà in vista di Lisbona, ecco, dacci un po' qualche altra
delucidazione in merito. In Puglia, tra chi partecipa al gemellaggio e chi parteciperà soltanto alle giornate della GMG, saremo in tutto 1.400, quasi 1.500. Questo dice significa che c'è stato un lavoro che ha preparato anche da parte degli incaricati diocesani, che ha preparato i gruppi alla partenza, perché altrimenti la GMG rischierebbe di diventare, di essere soltanto un evento tra tanti, un evento mondiale, però un evento. Invece la GMG è un pellegrinaggio, e ai pellegrinaggi ci si prepara anche con momenti di preghiera, momenti di riflessione, momenti di studio e anche momenti di festa, per cui tutte le diocesi sono preparate. E il gruppo non penso potrà crescere, perché le iscrizioni sono quasi lì per essere chiuse, però ecco, chi ha già deciso ha deciso. Ci sono stati alcuni che sono riusciti a partecipare perché hanno avuto le ferie all'ultimo momento e quindi sono riusciti a incastrare la GMG perché c'avevano il desiderio e ce l'hanno fatta. Noi abbiamo raccontato un po' quello che viene definito il work in progress, ecco, già da diverso tempo, non solo con te ma anche con altri delegati di diocesi, non solo della Puglia ma di tutta Italia, ecco, questo cammino, permettimi, anche un po' faticoso, frastagliato, pieno di incertezze, perché comunque una linearità rispetto al pre-Covid è venuta meno, perché comunque l'organizzazione è diversa, le varie norme che si sono succedute nel corso dei mesi, adesso siamo ritornati per fortuna alla normalità, però comunque c'è stato un momento, ci sono stati dei momenti di inciampo, potremmo dire così. Ecco, quello che vorrei chiederti allora, Don Davide, visto che siamo, potremmo dire, a poche ore dall'inizio di questo evento, chi segue poi sui social direttamente le pagine ufficiali della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona potrà vedere che sono in ultimazione i lavori di costruzione del palco, insomma di tutte le varie infrastrutture che accoglieranno i giovani. Allora, quello che voglio chiederti a poche ore da questo evento, qual è lo spirito che animerà coloro i quali si recheranno nella bella terra portoghese? Beh, lo spirito che ci accoglierà sarà quello delle grandi partenze. Uno potrebbe pensare di arrivare a Lisbona e di essere arrivato. In realtà arriverà a Lisbona e troverà un clima di partenza, perché Lisbona è famosa per tutti i viaggi esplorativi che l'hanno vista testimone. Per cui questo sarà un tema importante a Lisbona, quello delle partenze, delle ripartenze. E noi la stiamo già vivendo una ripartenza, no? Lo dicevi tu poco prima, e anche dal punto di vista della fede ci sono delle ripartenze. È interessante che a livello nazionale, non so se questa cosa gli altri incaricati l'hanno già detto, a livello nazionale non è variato il numero dei ragazzi partecipanti rispetto alla GMG di Cracovia, che è stata l'ultima in Europa nel 2016. Questo significa che il numero è rimasto invariato. La geografia certo è cambiata, ci sono delle diocesi che partecipano con più ragazzi, altre meno, ma questo significa che anche rispetto a un preconcetto del Covid, della pandemia, dei ragazzi che diminuiscono nelle parrocchie, in realtà questo non è cambiata soltanto la geografia, e quindi questo significa che c'è una speranza e soprattutto c'è un cammino che non si è mai fermato. Allora, Don Davide, prima di lasciarci vorrei farti altre due domande. Una, la prima è quella relativa a quello che ci dicevamo prima di cominciare la nostra intervista in fuori onda, ed è un segno che accompagnerà, potremmo dire, i giovani pugliesi, ma ecco, io estenderei un po' a tutti i giovani che parteciperanno alla GMG, un segno di preghiera che voi ieri avete in qualche maniera presentato alla comunità dei ragazzi, ed è un cero particolare che adesso dovremmo vedere inquadrato, ecco, che tu ci stai facendo vedere, e ti chiederei di spiegarci il senso di quest'altra bella iniziativa. Questo cielo è stato realizzato dalle monache, dalle sorelle Clarisse del monastero di San Luigi, che è in Biceglie, e questo cielo è stato portato ieri in processione
durante l'invocazione dello Spirito Santo durante la preghiera del mandato. E questo cielo lo riconsegneremo proprio a loro perché durante le giornate della GMG a Lisbona questo cielo possa ardere davanti al tabernacolo e loro continueranno a pregare per tutti i giovani. Non soltanto pugliesi, ma anche per tutti i giovani della nostra Italia, per tutti i giovani del mondo, affidandoli proprio al Signore, perché il Signore possa continuare a chiamarli ad una vita bella, ad una vita piena, che possa splendere nel mondo come luce, come sale. E l'ultima domanda che voglio farti, Don Davide, è personale, ti vorrei chiedere cosa metterai nel tuo bagaglio da pellegrino? Guarda, qualcuno in un podcast, il podcast del Servizio Nazionale, Tienimi il posto, ha detto una cosa che non può mancare: il deodorante. Perché per la sanità personale e anche degli altri. Ma a parte gli scherzi, nel mio zaino, guarda, una cosa materiale, soprattutto i ricambi, no? Delle magliette. Quelle non mancano mai, ma la cosa più importante penso sia che non manchi il desiderio di incontrare altri ragazzi, altre persone, anche per un prete, guarda, anche per un prete è importante incontrare dei giovani che non hanno smesso di desiderare, di sognare una chiesa più bella, più bella. E quindi questo è il desiderio che mi porto in valigia, però ecco, forse qualche tarallo, qualche prodotto Beh, dai, per i la gemellati, cultura culinaria quello. pugliese la dobbiamo esportare anche in Beh, sì, Portogallo, qualcosa anche a assolutamente. Casa Italia troverete me, troverete anche Vito a Casa Italia per il podcast. Per cui chiunque passerà da Casa Italia, ecco, troverà almeno un tarallo o una frisa per l'accoglienza. Allora, Don Davide, io mi prometto di disturbarti anche nel corso della GMG, ecco, vediamo se riusciamo a collegarci in qualche momento di pausa per, ecco, raccontare quello che sta succedendo in diretta. Nel frattempo però io ti saluto, ti auguro una buona preparazione a questa giornata mondiale della gioventù e di riflesso, ecco, ti chiedo di estenderlo ovviamente anche a tutti i giovani che parteciperanno a questo evento così importante. Ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi e buon cammino. Grazie, grazie. Ringraziamo Don Davide Abbascià che ci ha fatto un po' respirare il profumo della Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Lisbona nei prossimi giorni. Adesso, è il momento della pubblicità, ci fermiamo, a dopo.